Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati col Circo Venezia, signori miei. Noi veniamo dalla bella vittoria e sudata contro l'Inter in Coppa Italia e oggi torniamo a giocare in campionato. Se non sbaglio giochiamo contro il Verona, perfetto, ultima partita del mese di gennaio e andiamo avanti. Prima di partire col video ragazzuoli, io vi ringrazio per i like e per i commenti che lasciate a questo video e per il supporto che state dando e che darete a questa serie. Ricordiamo, l'obiettivo è raggiungere il triplete, siamo ancora in corsa per tutte e tre le competizioni. Detto questo vi ricordo di seguirmi sui miei social, che ovvero mi trovate su Instagram, su Facebook, e il link li trovate in descrizione. Comunque mi trovate come Maullo941. Detto questo, signori miei, non perdiamo tempo e partiamo col video. Ci abbiamo 4 mail offerta per l'allenatore nazionale, non ci interessa, partita spostata va bene. Chi è che vuole parlare? Neymar è contento dell'elevato minutaggio. Dico, se non giochi tu, chi dovrebbe giocare? Neymar da Silva Santos Junior. Non sapevo avesse tutti questi nomi il nostro simulatore. Da Silva Santos Junior, spettacolo. Isaac invece, grazie al mio concesso alla possibilità di giocare in Brasile. Apprezzo il tuo impegno. Bravo il nostro Newton che è ritornato contento, contento. Allora, ragazzoli, noi abbiamo la partita contro il Verona, che è di campionato, e penso che in questa partita andremo a mettere i nostri bei panchinari. Così diamo spazio a tutti quanti di giocare, raga. Siamo sempre 2 punti sotto la nazionale. No, la Juventus ha vinto. La Juventus ha vinto, è salita a 5 punti. Sì, 5 punti, dobbiamo vincere per forza, ragazzoli. Allora, sistemiamo la formazione. Abbiamo detto tutti i nostri bellissimi panchinari. Quindi Isaac, qui mettiamo il nostro pezzo di Wood. Al posto di Kelme gioca Benny Benitez. Dall'altra parte mettiamo Castagna. Al centrocampo mettiamo Ambarabacci, Ciccocco e il nostro Abe, che ogni volta si nasconde. Si nasconde il nostro Abe. Sulla destra torna a giocare Laird. Coppia centrale, coppia centrale in difesa abbiamo Ampadu e il piccolo Kumbulla. E sulla sinistra Baker. In porta lasciamo Plizzari, perché di Padelli non mi fido nemmeno, raga, se mi assicurano che non prende nessun gol. Cioè proprio fiducia pari a zero. Detto questo ragazzi, lì, ci vediamo in campo. Ok signori miei, si parte. Siamo a Pierluigi Penso, a casa nostra, a casa del Venezia. Venezia Verona, derby Veneto, signori. Come si chiama la partita? Il derby tra Venezia e Verona come si chiama, raga? Penso abbia un nome specifico, perché è un derby, quindi avrà un derby di qualcosa. Derby Veneto, derby della Laguna forse, può essere. Bello subito, mannaggia. Zitti, quatti quatti, raga, stavamo andando a fare il gol noi. Dai, riesce a prenderla, bravo il nostro Baker che si sacrifica così. Vai Isaac, fai il movimento. Mannaggia, Isaac non è riuscito a fare il movimento. Isaac mio, Isaac mio. Dai, Ambarabacci, Ciccocco. Buono lo stop. Isaac cerca di farlo fuori. Ritorna, attenzione. Dai, un no. Mi è rimasto l'1-0 nella gola, raga. Ma cosa abbiamo sbagliato? Ah, tra l'altro era pure fuori gioco. Meglio così, allora. Meglio averlo sbagliato, perché se me l'annullavano per fuori gioco avrei sclerato male, raga. Volava il joystick. Ambarabacci, Ciccocco, che dico, la mettevi a terra era la cosa migliore. No, l'ha voluta prendere di testa per giocarla di prima e l'abbiamo persa. Va bene, comunque siamo riusciti a recuperarli. Brava così. Isaac. Grande movimento di Isaac. Grande movimento di Isaac. Che bello l'1-2. Isaac, chiudila. 1-0. E il Venezia si porta in vantaggio con il nostro Isaac Newton, che poi fa lo sborone, signori miei, esagerato. Non ce la vedo proprio, no? Però va bene, lasciamolo festeggiare come vuole. La curva del nostro Venezia esulta per l'1-0. Bello l'1-2. E poi solo davanti al portiere Isaac non sbaglia. Bravo il nostro Newton Isaac. 10° gol in Serie A. Oh, l'anno prossimo con FIFA 21, raga, quando iniziamo la prossima carriera, io prima di iniziare la carriera farò un sondaggio su quale giocatore di questa stagione del Venezia portarci, o comunque cercare di comprare, perché ovviamente dovremo puntare su giocatori nuovi l'anno prossimo, non possiamo fare una copia di questa stagione con gli stessi giocatori. Quindi farò un sondaggio per capire quale giocatore di questo Circo Venezia portarci cercare di portarci nella squadra che l'anno prossimo, con la quale l'anno prossimo faremo la carriera. Dai, ma stai scherzando? No, non ci posso credere. Ma che uno qua parla. Ampadu, pensaci tu. Non ci è riuscito, non ci ha pensato lui. Cioè, gli ha stroncato la carriera buttandola a terra pesantemente. E poi però gli ha lasciato il pallone lì. Va bene, dai che Baker parte. Baker parte sulla fascia opposta. Non è la sua fascia, ma se ne va Baker. Vede Benny Benitez. Buono lo scatto sulla fascia di Benny Benitez. Benny Benitez che però è solo. C'è
Il deserto attorno a lui, però riesce a darla dietro per Isaac. No! Mannaggia te, Isaac. Ma è stata deviata? Dimmi che è stata deviata. Perché gli ha tirato una sifonata. Sì, è stata deviata. Raga, scusate, è stata deviata di braccio. No, fermi tutti. Fermi tutti perché è stata deviata di braccio la palla. No, no, no. Allora, intanto leva questa cosa. È stata deviata di braccio la palla, raga. Aspettate, come si va avanti così? Ferma. Cioè, è mano piena. È mano, raga. Questo era rigore. L'ha parata praticamente. No, 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 non c'entra niente. Era rigore, raga. C'è il nuovo portiere del Verona, questo. Chi è? Chi è il nuovo portiere del Verona? Scusate, mi dite chi è costui? Costui chi è? Davidovic, nuovo portiere del Verona, signori miei. Non lo sapevo. Non lo sapevo nemmeno io, però va bene. Ok. Ci hanno negato un rigore netto quanto una casa. Però noi siamo più forti, raga. Barbacic con il gol dell'ex. Niente. Gira su se stesso, ma non riesce a trovare il gol. Ancora calcio d'angolo per il Venezia, che la vuole chiudere. Ancora Barbacic con la passa lì. Barbacic con, non ci pensa due volte, la tira. Oh, niente. Il Verona riesce a metterla fuori. Attenzione, l'Aerde se ne va a cogliere. A raccogliere lumache praticamente. Dove sta andando l'Aird? Dovresti stare sull'altra fascia tu. Ok. Riusci... Buona la copertura di Laird. Buona la copertura di Laird. Riusciamo però a tenere a recuperare questa palla, raga. Raga, non è finita la partita. Dico che possiamo fare i. Esci, plizzari. Dove sta la palla? Ok, non ci ho capito nulla. Non vedevo più la palla, raga. Ambarabacci Cicocò. Ampadu, pensaci tu. Buono per Ambarabacci Cicocò. Il nostro pezzo di legno. Che accelera, il celer, grande il movimento del nostro pezzo di legno, grande il movimento del nostro pezzo di legno, che vede, bello l'1-2 con Isaac, il nostro pezzo di legno, entra in aria, la palla arriva a Castagna che la mette a terra, vede Isaac, ancora Wood, mamma mia che ciofeca terribile di Wood, a Wood mio, la porta stava da un'altra parte però, mamma mia Wood mio, dobbiamo fare dobbiamo controllare la convergenza dei tuoi piedi. Perché c'è qualcosa che non quadra praticamente. Dagli così, Isaac. Però non ci sta. Isaac non ci sta. E non gli riesce il numero a Isaac. A Isaac non riesce il numero. Il Verona cerca di ripartire. Che cos'è? Fuori gioco. Al 27esimo fuori gioco. Carroll. Carroll. Carroll è un nome famoso, raga. Carroll, se non sbaglio. Intanto è caduta una cosa qua in camera. Ma non vi preoccupate. Carroll è un nome famoso. Se non sbaglio, dai, è così. Dai, porca di una paletta ambriaca. Dai, è così. Laird, Ampadu, pensaci tu. Che cavolo fai, Ampadu mio? Ampadu mio, gli abbiamo lasciato il giocatore. Meno male che c'è Plizzari. Meno male che c'è sta Plizzari, raga. Meno male che c'è sta Plizzari. Faraoni batte il calcio d'angolo. Palla nel mucchio. Il Venezia cerca di metterla fuori. Ci riesce. Vediamo se il nostro pezzo di legno ora la recupera. No, gli sbatte sulla testa, ma non riesce a metterla in posizione giusta. Bravo, Laird. Hai Laird mio. Fai una cosa giusta e due sbagliate. Dai, no, no, no. È fuori gioco. Arbitro, è fuori gioco. No, vedi se gli dai il rigore. Che è successo? E infatti, era fuori gioco. Ma era fuori gioco. Ma non. Ma. Fuori gioco il limite. Fuori gioco il limite, ma meglio per noi. 36esimo, rinvio di Plizzari. Plizzari per Ampadu. Ampadu che vede lì al centrocampo. Ambarabacici Cocco. Che vede Wood. Che accelera Wood. Se ne va Wood. Se ne va Wood e vede Benny Benitez. Benny Benitez è completamente solo. Ma sbaglia lo stop. Benny mio. Benny mio, cosa mi hai sbagliato? Laird per Abe dal limite dell'aria. Non ci pensa due volte. La calcia. Attenzione. Bello. 1-2. Ed è gol. E il Venezia la chiude. Venezia 2, Verona 0. Il nostro pezzo di legno Wood. La segna lui. Aveledo tira. Respinta. Palla a Isaac che dà di tacco in profondità. Wood che nel frattempo era entrato in area di rigore. 2-0, pulito e porta a casa. Addirittura non si è capito cosa ha fatto con i piedi in questo caso Wood, però va bene, l'importante, raga, era portarci il risultato a casa. 2-0, bella, pulita, pulita così, raga. Mi piace. 2-0. Manteniamo il passo della Juve, raga. Manteniamo il passo della Juve. Guardiamo, l'obiettivo è il triplete. L'obiettivo è il triplete. La Juve non si sta fermando praticamente. La Juve non si sta fermando, le sta a vincere tutte. Vai Castagna. Corri su quella fascia castagna, corri su quella fascia castagna, corri su quella fascia castagna, non ti butta a terra nessuno, bravissimo castagna, guardalo, guardalo, Isaac, mannaggia. Bella, bella azione, bella azione.
Peccato che non l'abbiamo chiusa per poco. Chi viene a prendersi il pallone? Benny Benitez la passa ad Abe. Abe, tuo gioco di piedi? No, Abe mio, zio, ma che tu fai? Wood, vede il momento a girare di piedi. Ambarabacicicoco, gol dell'ex, signori miei. Il gol dell'ex che festeggia, ci sta, festeggia. Ambarabacicicoco, gol dell'ex, bellissime passaggi in profondità. Non si è capito perché all'inizio non ha nessuno ha festeggiato. Addirittura il pallone è uscito fuori, raga. Il pallone è uscito fuori. Gran tiro potente di Ambarabacci Cicocco che addirittura ha sfondato la rete, signori miei. Guardate col pugno grande Ambarabacci Cicocco. Bello il nostro pelatone, signori miei. Trova il 3-0. Partita chiusa, prendi e porta a casa. Partita chiusa nei primi 45 minuti. Isaac per Wood. Che prova un tiro da lontano. Va anche lontano rispetto alla porta, sto tiro. Un po' inutile. Isaac, un incubo per i difensori. Il nostro Newton. Bravo Isaac. Non me l'aspettavo. Bravo. 3-0, 3-0. Pulito, bello, liscio. 3-0, fine primo tempo. È tantissima roba, raga. Non ho bisogno di far entrare i titolari per cercare di recuperare la partita. Grande Isaac che si libera bene, poi cerca di sfoderare il tiro, ma non riesce. Fine primo tempo, signori miei. 3-0, pulito pulito. Torniamo subito in campo, così tanto per la sostituzione non ne dobbiamo fare. Torniamo velocemente in campo. Al massimo potremmo far uscire Isaac al 60esimo, o anche tra un poco, anche meno, anche al 50esimo, per far entrare Shaq dell'Orco, signori miei. Che ormai vede il campo col contagocce, ma ha giocatori molto più pronti davanti a lui. Quindi il nostro Shaq ha avuto l'anno scorso la possibilità della ribalta. Guardalo, guardalo, guardalo. Bello il passaggio in profondità per Benny Benitez. Benny Benitez che la vuole chiudere definitivamente. Benny Benitez, passaggio all'indietro. Wood! No! Raga, ma che palla ha preso Wood? Ma che palla ha preso? Ma l'ha torto, l'ha storto quel palo praticamente. Se non è sta ancora vibrando. Castagna. Castagna ci prova da lontano. È il portiere del Verona. Invece di pararla, Comodino è contento. Comodino è contento. Invece di pararla, la butta in calcio d'angolo. Siamo al 50esimo. Prossima palla che esce, facciamo entrare il nostro Shaq dell'Orco. Attenzione, Ambarabacci Cicocco ci prova ancora. Ma questa volta ha fatto una cosa bruttissima. Sì, mi sto un attimino allargando, raga, perché voglio tentare un po' le giocate. Il calcio spettacolo del Venezia. Siamo il Circo Venezia, raga, dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo dimostrarlo. Non arriva la palla, mannaggia. Manage la miseria, manage della miseria. È fuori sta palla, non ci arriverà né ora né mai. E infatti, pallone fuori e facciamo la nostra sostituzione, raga. Avevamo detto che appena il pallone usciva, sostituiamo Isaac con dell'Orco. E facciamo anche uscire Padelli, facciamo entrare Padelli per Prizzeri, dai. Oramai sul 3-0, dico, penso che il risultato sia abbastanza in cassaforte. Possiamo anche rischiare di far giocare Padelli, raga. Pure se pigliamo due gol, dico, mi sta bene, mi sta, due gol mi potrebbero anche star bene. Stiamo vincendo 3-0, dico. Bello il passaggio di Castagna che ridà la palla a Shaq. Shaq entra in aria! No, mannaggia, non sei riattivo come una lumaca praticamente. Però va bene. Se si fosse alzato subito, l'avrebbe trovato il gol, raga. E invece non l'ha trovato. Il nostro Shaq dell'Orco. Va bene così. Abe la gira per Wood. Wood vede Castagna sulla fascia. Castagna si ferma e sbaglia. Mannaggia, devo andare in profondità. Mi sono fermato male, devo andare in profondità. Bravo Castagna che recupera la palla. 1-2 veloce, 1-2 veloce. Palla per Shaq dell'Orco. Shaq dell'Orco altruista. Era stato altruista Shaq. Forse se tirava era meglio. Altruismo di Shrek è un po' inutile, signori miei. Però va bene. 61esimo, 3-0 dal Venezia su Verona. Partita che non ha più niente, secondo me, da raccontare. Un primo tempo fluido del Venezia che ha giocato benissimo. Grande recupero di palla di Wood. Il nostro pezzo di legno. Dai, così. Dai, questa è la prossima partita, è contro il Frosinone, se non sbaglio. Potremmo anche quella andare. Padelli! Chiamata. Primo intervento, Padelli ancora, palo! Il palo salva il Venezia, signori miei. Il palo salva il Venezia. Padelli, chiamato all'intervento, è riuscito a dimostrare di essere pronto, signori miei. Buono. Bravo Padelli. Il nostro portafortuna Padelli.
Ha dimostrato di essere pronto. Wood parte, Wood parte, Wood parte, Wood parte, Wood parte, la dà in profondità a Shaq dell'orco. Shaq dell'orco da solo. Attenzione, attenzione, Shaq, 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 Shaq. No, l'ha sbagliata, Shaq. Dovevo tirarla prima. È che avevo detto arrivo sotto, gli faccio la finta. Poi ho detto no, se faccio la finta sbaglio. Tiro che è sicuro, colpo sicuro e abbiamo sbagliato lo stesso. Mannaggia. Shaq dell'orco vicino. A mettere pure anche lui il suo nome nel tabellino dei marcatori, l'ha sbagliata in pochissimo. Wood vede Shaq dell'orco che è in velocità cerca di bruciare il difensore del Verona, ma non ci riesce. Non ci riesce. Palla messa in rimessa laterale per il Venezia. Alla battuta, Castagna. Castagna, Castagna che vede Wood vede Ambarabà. Ambarabà Cicicocco che è dal limite ci prova, la palla è respinta. No, Shaq, ma sei reattivo come veramente un lumaca. Ah, ma porca di una paletta ambriaca. Shaq mio, che devo fare per farti segnare? Cioè, tutti ti stanno. Ambarabacci Cicocco, dal limite! Palla fuori! Mannaggia, è disperata Ambarabacci Cicocco. Nostro Ambarabacci Cicocco. Ah no, è pure deviata. Perfetto, Benny Benitez. Per Ambarabacci Cicocco che si fa anticipare. Ma porca di una. Ancora rimessa laterale, Benny Benitez. Che ci fa Benny Benitez se da quel lato? Lì dovrebbe starci Castagna, raga. Chi c'ho sull'altra fascia se lì c'è Benny Benitez? Dai! Attenzione, Castagna, Castagna, Castagna! Pensavo avessero recuperato palla. Ci avevo perso le speranze. Grande l'intervento! Bravo il nostro Shaq dell'orco. Palla che arriva Benitez. Benitez, Benitez. Si crea lo spazio al limite dell'area. La piazza, palla fuori. Diventato un tiro al bersaglio praticamente questa partita. Bella, bella. Mi sta piacendo perché così, raga, se fosse stato al contrario, a quest'ora piangevo male. Però va bene, dai, dai, dai. Dai, perché sei saltato 3 km più lontano? Dai, bravo, Shaq dell'orco che recupera una gran palla. Shaq dell'orco vuole fare tutto da solo e sbaglia il nostro Shaq dell'orco. Il calcio è un gioco di squadra, raga. Oh, ma mi ha tirato un pedatone! Dai. Mi ha tirato un pedatone che l'hanno sentito pure dall'altra parte dell'Italia. Dai, Shaq dell'orco. Dai, Shaq dell'orco. Cerca qualcuno. Bello il momento di Shaq. Bello il momento di Shaq. Palla che arriva lì. Arriva Castagna. Castagna. Palla per Shaq. 3-0. Miracolo. Il nostro Shaq dell'orco trova il gol. 8 rimpalli ha avuto davanti la porta e l'ha tirata sempre fuori. Finalmente, dico, l'abbiamo centrata. Castagna centra il portiere, Shaq dell'orco da solo a porta vuota, riesce a fare il 4-0 e trova il suo primo gol in Serie A. Ma che stiamo a dire? Shaq dell'orco è il primo gol che ha segnato quest'anno. Ma che cosa triste e brutta, raga. Pensavo fosse, che ne so, il suo quinto gol. Qualche gol l'ha fatto, ma dove li ha fatti? Forse in Coppa Italia allora. No, in Coppa Italia nemmeno. Boh. Pensavo qualche gol in più l'avesse fatto. Mamma mia, che cosa triste. Shaq dell'orco che trova il suo primo gol a gennaio. Prende il grande Shaq. Ci ha preso gusto. Ci ha preso gusto Shaq dell'orco. Shaq dell'orco. Entra in aria. Al limite. 5-0 del Venezia sul Verona. Doppietta di Shaq dell'orco. Non aveva segnato finora in campionato. Trova il suo secondo gol. Bravissimo Shaq. Ha fatto un bel numero a centrocampo. Poi se n'è andato. Appena entrato in aria, si è creato lo spazio e ha spiazzato il portiere. Bravo il nostro Shaq che trova il suo secondo gol in Serie A a pochi minuti l'uno dall'altro. Venezia 5, Verona 0. Mi dispiace per il nostro amico Janko, che non so se sarà arrivato a questo punto del video, però mi dispiace per lui. Janko, noi corriamo per il triplete, quindi dobbiamo puntare ai nostri obiettivi. Poi abbiamo padelli in porta, dico. Dai, 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 vi lascio lo spazio per fare il gol bandiera. No, nemmeno quello vi lascio. Dai, dai, 3 minuti di recupero, siamo, raga, a 2 minuti e 30, 3 minuti adesso, partita finita, partita finita, finish, Venezia 5, Verona 0, il derby della Laguna, se lo porta a casa il Venezia, mamma che basso Shaq dell'orco, ma Shaq dell'orco è bassissimo, raga, è alto quanto una tic-tac praticamente, va bene, 2-0, 2-0, un gol e si sarebbe portato il pallone a casa, bella così, bella così, andiamo a fare le nostre interviste, il nostro comodino. Pronto per le interviste post-gara. Vediamo cosa gli chiederanno di interessante questa volta. Sicuramente se abbiamo i giocatori giusti, che siamo imbattuti, se l'ottima prova Mister, di un Shaq piacere averla ai dell'orco. nostri Ah no, microfoni. Riquelme. Perché Riquelme non ha giocato? Ma che stiamo. Ma che domanda è? Abbiamo vinto 5-0 e mi chiedi perché Riquelme non ha giocato. Shaq dell'orco, infatti, dell'orco è straordinario, l'avevo detto. E l'altra sarà di continuare la striscia. Infatti, continuiamo la striscia. Abbiamo i giocatori giusti per continuare la striscia di vittorie.
Bella così, raga, Grazie bella ancora così. per il... Grazie al nostro comodino. Detto questo, ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Offerta per il prestito di Vood, ma sono pazzi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao!